Buonasera, buonasera e benvenuti all'appuntamento con la nostra informazione e benvenuti a TG Prima. Visto che tra il 24 dicembre ed il 7 gennaio c'è un rallentamento sostanziale della vita e quindi c'è il rischio di aggregazioni ed assembramenti non necessari, il governo ha pensato di dare un ulteriore segnale alla curva dei contagi mandando in rosso il paese. E questo quanto emerge dal nuovo aggiornamento del vertice tra il Premier Giuseppe Conte e i capi delegazione del governo per ultimare le decisioni sulle nuove strette per Natale ed il periodo festivo. Sul fatto che si vada verso misure più restrittive ci sono pochi dubbi, ma la discussione, si apprende da fonti del governo, non è chiusa. La riunione ha deciso di aggiornarsi per permettere la partecipazione anche della rappresentante di Italia Viva, Teresa Bellanova, in queste ore di rientro da Bruxelles. Hanno chiesto a noi governatori cosa ne pensassimo e siamo stati abbastanza contenti perché era l'unico modo per non rischiare dal 7 gennaio in poi in un'esplosione dei contagi Covid. A dirlo è stato il governatore pugliese Michele Emiliano. Servono misure da zona rossa per tutte le feste di Natale, almeno fino alla Befana. Se non chiudiamo tutto, adesso ci ritroveremo a gennaio a ripartire con un plateau troppo alto. E quanto avrebbe chiesto invece il presidente del Veneto, Luca Zaia, nel corso della riunione tra governo e regioni. Una posizione condivisa dal ministro degli affari regionali, Francesco Boccia, e da quello della salute, Roberto Speranza, e dai rappresentanti delle regioni di Regione Lazio, Friuli Venezia Giulia, Molise e Marche. Non è ancora stato definito l'orario del nuovo vertice che a questo punto potrebbe slittare a stasera o addirittura nella giornata di domani. Sono 17.572 i nuovi casi di coronavirus in tutta Italia a fronte di 201.040 tamponi eseguiti per una percentuale di positività ai test dell'8,7%, in discesa rispetto alle ultime rilevazioni. Si segnalano però altri 680 morti che fanno superare quota 66.000 i decessi da inizio pandemia nel nostro paese. Dal bollettino diramato dalla Protezione Civile si segnalano anche 34.495 nuovi guariti ed il totale di positivi in Italia attualmente è di 645.706. Altro calo invece per quanto riguarda le terapie intensive nazionali, sono meno 77 i posti letto occupati, stesso discorso per i reparti Covid, meno 445 posti letto occupati. Adesso il punto della situazione coronavirus nella regione Campania. Secondo l'ultimo bollettino diramato dall'unità di crisi regionali, sono 900 i nuovi positivi su 14.757 tamponi processati, per una percentuale di positività ai test del 6%, meno 1,5% rispetto alla giornata precedente. Dal bollettino si segnalano anche 2.904 guariti e 34 decessi, di cui 10 nelle ultime 48 ore e 24 nei giorni precedenti, ma contabilizzati ieri. Per quanto concerne la situazione terapie intensive, sono 124 i posti letto occupati su 656, mentre nei reparti Covid sono 1.701 i posti letto occupati su 3.160 disponibili. Una maxi operazione antipedopornografia è in corso in tutta Italia, con l'impiego di oltre 300 uomini della polizia postale che stanno eseguendo perquisizioni ed arresti in flagranza in 53 province e 18 regioni in tutta Italia. Gli agenti, che hanno lavorato per diversi mesi sotto copertura su Telegram e WhatsApp, hanno smantellato 16 associazioni criminali ed identificato oltre 140 gruppi pedopornografici. Come scrive l'ANSA, sono 432 le persone coinvolte in tutto il mondo, 81 sono italiani. Di questi 81, due promuovevano e gestivano gruppi pedopornografici, organizzandone l'attività e reclutando nuovi sodali provenienti da ogni parte del mondo. Quella della polizia postale di oggi è la più imponente operazione di polizia degli ultimi anni contro la pedopornografia online. Cambiamo argomento, al via oggi, alla presenza dell'assessore Luigi Felaco, la ripresa dei lavori di completamento per la riqualifica dell'area ex gasometro nel quartiere Vomero a Napoli. I lavori complementari previsti per la realizzazione di una particolare tipologia di parco urbano, ovvero il parco agricolo, avranno una durata complessiva di circa 7 mesi.
L'intera area sarà messa in sicurezza attraverso puntuali interventi di ingegneria naturalistica. Saranno assicurati la cura ed il miglioramento del paesaggio arboreo esistente in un'ottica di salvaguardia e valorizzazione degli oltre 1000 esemplari delle diverse piante autoctone. Infine ci sarà un migliore adeguamento della tipologia di illuminazione del parco con dispositivi più ecosostenibili. Ascoltiamo adesso le voci dei protagonisti. Un parco rurale, un orto sociale, uno spazio in un contesto fortemente urbanizzato, restituito alla natura e quindi anche una connessione con la natura da parte della cittadinanza. E la partecipazione dei cittadini nell'orto sociale sarà fondamentale e sono 7 mesi di lavoro, quindi noi entro l'estate contiamo di aprire il parco alla fruizione pubblica e restituirlo finalmente alla città. Un'area di 22.000 metri quadrati di verde in un territorio fortemente urbanizzato che questo territorio aspetta da più di 20 anni. Un progetto che ha vissuto tante peripezie e tante vicissitudini, ma oggi vediamo veramente la linea d'arrivo. L'obiettivo è vicino e lavoreremo come abbiamo lavorato in tutti questi anni, ogni giorno, senza mai perdere di vista l'obiettivo finale, che è quello della restituzione di un'area verde a questo territorio, alla città di Napoli, al territorio collinare che purtroppo non ha molte zone verde su cui poter andare e vivere liberamente il proprio tempo libero. Quindi cercheremo di portare a termine questo obiettivo, lavoreremo ogni giorno e lavoreremo anche dopo la realizzazione di questo parco, perché c'è bisogno di una gestione partecipata con le associazioni, con i cittadini e con tutti coloro che tengono e vogliono il bene dell'ambiente e della città. San Giorgio a Cremano è il primo comune campano ad erogare buoni spesa per l'emergenza alimentare. Ieri pomeriggio abbiamo avviato l'erogazione via SMS dei PIN da utilizzare nei negozi aderenti all'iniziativa. Entro stasera saranno circa 400 le persone che potranno usufruire dei buoni. Per ogni buono per la spesa alimentare attribuito in modo automatico sarà riconosciuto un buono spesa per l'acquisto di generi non alimentari. Si tratta di un'iniziativa voluta dalla maggioranza che ha votato la variazione di bilancio. Difatti è integralmente finanziata sui fondi di bilancio comunale grazie al lavoro dell'assessore al bilancio e dalle politiche sociali Peppe Giordano. È motivo d'orgoglio per noi aver risposto in tempi così rapidi al bisogno impellente di così tante persone, mentre si avvicinano i giorni delle feste natalizie. C'è chi potrà comprare il cibo necessario alla propria famiglia, chi invece potrà acquistare un maglione più caldo, chi potrà regalare un giocattolo ai propri figli. A dirlo è il sindaco Giorgio Zinno. Cambiamo argomento. Questa mattina il direttore dell'ASL di Caserta, Pasquale Di Girolamo Falcone, ha presentato le proprie dimissioni e annunciato il passaggio nei prossimi giorni all'ospedale dei Colli a Napoli, dove andrà a ricoprire lo stesso ruolo. Un'esperienza quella a Caserta che è durata poco più di un anno ed ora il direttore generale Ferdinando Russo è alla ricerca di un nuovo direttore sanitario e si fa il nome del dottor Marco De Fazio, attualmente in forza all'ASL Napoli 1. Sono 202 i nuovi casi di positività al coronavirus in tutta la provincia di Caserta, a fronte di 2.503 tamponi processati, per una percentuale di positività ai test dell'8%. I guariti segnalati nel bollettino dell'ASL di Caserta sono 823, ancora in aumento rispetto agli ultimi giorni. Rimangono alti anche i decessi, ben 4 nelle ultime 24 ore, e si tratta di persone residenti a Curti, Sant'Angelo d'Alife, San Nicola la Strada e Mondragone. Le città col maggior numero di nuovi positivi in provincia sono Caserta con 18 nuovi casi, Santa Maria Capua Vetere con 9, Sessa Aurunca con 7, San Prisco, Portico di Caserta e Santa Maria Vico, tutti con 6 nuovi casi. È stata avviata oggi l'installazione della nuova segnaletica turistica al centro di Caserta. Un progetto che ha come finalità il miglioramento della fruibilità turistica della città, a partire dai siti UNESCO, anche attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie. La segnaletica del piano di comunicazione turistica si presenta omogenea e parte dai principali beni monumentali come la Reggia, il Belvedere di San Leucio e Caserta Vecchia, fino ad arrivare ai luoghi più nascosti ma altrettanto significativi dal punto di vista storico, artistico e monumentale della cittadina, come la chiesa di San Rufo Martine a Piedimonte di Casolla e l'abbazia di San Pietro ad Montes. Non solo segnali stradali, ma anche tabelle descrittive che accompagnano il turista in veri e propri itinerari alla scoperta della città.
Percorsi che presto verranno supportati anche da un'app per smartphone, Caserta Tour, con la quale si potrà accedere ad una piattaforma multimediale dedicata, plurilingue ed accessibile da QR code, grazie alla quale i visitatori potranno ottenere numerose informazioni aggiuntive sui siti di interesse. Ed ora è il momento dello sport. La Supercoppa Italiana 2020 si disputerà giovedì 20 gennaio 2021 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. La partita verrà giocata da Juventus, prima nella scorsa stagione di Serie A Team, e Napoli, vincitore della Coppa Italia Coca-Cola. Nel frattempo la Lega ha firmato una partnership con la Sony per legare la Supercoppa ad uno sponsor prestigioso, ovvero la PlayStation 5. La Supercoppa Italiana quindi cambia nome e si chiamerà PS5 Super Cup. Ecco quanto riportato dal comunicato dell'AD Luigi De Sirbo. La Lega Serie A e la Sony Interactive Entertainment Italia annunciano di aver raggiunto un accordo di partnership per la Supercoppa Italiana 2020. La gara si disputerà il 20 gennaio 2021 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Ed intanto il Napoli è impegnato per il 12° turno di campionato di Serie A allo stadio San Siro contro l'Inter di Antonio Conte. E con lo sport eravamo in chiusura, era la nostra ultima notizia. Vi auguriamo un buon proseguimento di serata sui nostri canali.